regime fiscale del patto di famiglia. Che cosa devi sapere? Te lo spieghiamo in questo video. Ciao a tutti e benvenuti nei nostri canali, io sono Simone Stevani, educatore consulente finanziario per le imprese. Seguimi per capire come rendere più efficienti i processi decisionali in azienda e raggiungere l'equilibrio perfetto tra profitto aziendale e serenità finanziaria personale. Benvenuto o benvenuta, io sono Salvatore Cameli, fondatore di Fortax, autore del rischio fiscale in azienda e dal 2007 aiuto CFO, manager e imprenditori a risolvere complesse verifiche fiscali e avvisi di accertamento. Ma Salvo, come funziona la fiscalità nel patto di famiglia? Devi sapere che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e sulle donazioni i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore ai 5 anni alla data del trasferimento le stesse, rendano contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione un'apposita dichiarazione in tal senso. In caso di quote sociali di società di capitali o determinate società cooperative o altre società soggette alla disciplina prevista in alcuni regolamenti comunitari, il beneficio di cui abbiamo appena parlato spetta a condizione che con il trasferimento di queste quote sostanzialmente si trasferisca anche il controllo ai sensi del codice civile. Ma cosa succede, Salvo, in caso di mancato pagamento dell'imposta sulle successioni e sulla donazione? Va a finire questo beneficio? Il mancato rispetto delle condizioni previste comporta la decadenza dal beneficio con il conseguente dovere di pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa, degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima doveva appunto essere pagata. Ma cerchiamo di capire: la liquidazione della quota al legittimario da parte del discendente assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni societarie come avviene? I discendenti che attraverso il patto di famiglia risultano destinatari dell'azienda o di partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare le altre parti che partecipano al contratto con il pagamento di una somma di denaro o in natura, se queste ultime non vi hanno rinunciato in tutto o in parte. Alla liquidazione della quota effettuata in favore del legittimario che non ha beneficiato del trasferimento operato con il patto di famiglia si applica l'imposta sulle donazioni. Per quanto riguarda le aliquote e le franchigie applicabili, la Cassazione ha stabilito nella sentenza 29506 del 2020 che bisogna far riferimento al rapporto intercorrente tra l'imprenditore e il legittimario. La Cassazione ritiene infatti che la liquidazione della quota, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o dalle partecipazioni societarie, deve essere considerata ai fini fiscali come atto di liberalità dell'imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari. Ma come avviene, Simone, la rinuncia alla liquidazione della quota operata dal legittimario? Se il legittimario che non ha beneficiato dell'assegnazione stabilita con il patto di famiglia rinuncia alla liquidazione della propria quota, si applica l'imposta di registro in misura fissa relativa agli atti che non hanno contenuto patrimoniale. La fiscalità del patto di famiglia, come avrai ben compreso, è molto delicata, per questo hai bisogno di professionisti preparati che possano assisterti nel migliore dei modi. Per rimanere quindi sempre aggiornato su questi argomenti, metti un like e se non l'hai ancora fatto iscriviti ai nostri canali. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.